Ciao a tutti ragazzi, qui oggi è Snackino e siamo qui con un video di Black Ops 2, purtroppo o piacevolmente. Bella domanda questa, me la sono fatta da sola, però da solo, però vabbè. Comunque ragazzi, mi vedete qui su Black Ops 2 dopo che in una prima mini recensione sul trailer che avevamo visto insieme di Black Ops 2 vi avevo detto che non l'avrei mai preso. Diciamo però che grazie a Babbano e alle sue grandiose offerte e grazie, come ho detto anche in altri video, alla nostra partecipazione, siamo arrivati ad un compromesso e alla fine anche io sono approdato qui su Call of Duty Black Ops 2. E ragazzi, vi volevo comunque consigliare di andare su babbano.com perché è l'unico sito in Italia a mettere Black Ops 2 sui 35 euro, tutti gli altri siti stanno comunque a 45 e passa euro. Quindi ragazzi, se volete questo gioco o altri giochi a prezzi super scontati, babbano.com è la scelta che fa per voi, in quanto lo staff è gentilissimo ed è italiano, quindi ovviamente tutti possiamo relazionarci bene. Non è il classico sito inglese o austro-ungarico o boh, burundiano, che cazzo ne so io. Comunque, quindi ragazzi, serietà e professionalità, Babbano è la scelta giusta. Comunque, visto che anche io sono qui, diamo delle prime impressioni su questo Call of Duty e diciamo che cosa ne penso. Insomma, prime impressioni. Prime impressioni. Beh, questo Black Ops 2, diciamo che mi lascia sia l'amaro in bocca, sia è un gioco abbastanza divertente. Sì, diciamo che un po' mi sono ricreduto, ma andiamo subito a sottolineare questo un po' mi sono ricreduto. Perché? Mi sono ricreduto soltanto perché questo Black Ops 2 non ha voluto emulare il Black Ops 1. Io parlo solo del multiplayer, ragazzi. La lezzaggine. Ah, intanto qui guardate, il cinema non so perché non mi fa vedere la ricompensa effettiva com'è, mi fa vedere soltanto io che guardo lo schermetto. Comunque, dicevamo, in Black Ops 2 non hanno voluto emulare il predecessore Black Ops 1, quindi un gioco molto più lento, molto più, no, tattico, però lento, ecco, lento. Ma hanno voluto emulare molto di più un MV3 o un MV in generale. E questa è la cosa che mi ha lasciato piacevolmente colpito, perché io sono amante di questo tipo di giochi, no, di Black Ops. Quindi, questo un punto a favore, a mio parere. Grafica, quella che state vedendo voi è i settaggi minimi. E devo dire che rispetto a un MV3 i miglioramenti ci sono stati. I settaggi minimi perché il mio computer non regge oltre questo, già così inizio a laggare abbastanza, i frame calano. E appena avrò il computer nuovo metterò tutti i settaggi al massimo e potremo apprezzare sia voi nei video che io nel gioco i dettagli al massimo. E quindi reparto grafico migliorato, ci sta. La mancanza dei server dedicati, come disse Albi in un video. Questa è una grandissima pecca, in quanto gioco su PC e su PC non dico che sono necessari, ma un buon giocatore da PC sa che ci devono essere server dedicati per moddare bene il gioco e fare delle scelte. Quindi questo qua è un contro che io gli do alla grande. Che altro dire? Il gameplay, appunto, essendo molto simile a MV3, è carino, ma lo stesso gameplay diventa brutto perché quanti di voi in MV3 si sono lamentati delle cazzate che ci sono? Allora, tutti vi siete lamentati, tutti. Io forse ero uno dei pochi sostenitori di MV3 perché comunque sì, c'erano un sacco di merdate di tutti i tipi, che quelle che odio di più. E per fortuna qui non ci sono. Sono martirio, mano del morto, queste cose qua. Ma tutti vi siete lamentati delle mille cazzate che ci sono. Bene, qui, soprattutto in una partita, mi è capitato di dire, perché stavo giocando con Dylan, di dire che effettivamente questo gioco è ancora più schifoso sotto quel punto di vista. Perché guardate, ma cosa cazzo mi rappresenta questa roba? Cioè, ma io posso essere fulminato e essere stunnato per tutto quel tempo? E questa non è l'unica merdata che ci sta, ragazzi. Perché? Allora, partiamo dal coltellino, che noi lo lanciamo, si blocca su una parete o per terra e ci stunna quando ci passiamo vicino. Vogliamo parlare
delle boss in betti che tutti quanti si sono lamentati in MV3 e qui ci sono e nessuno dice niente? Vogliamo parlare di mille miliardi di tipi di stun diversi che ci sono e nessuno dice niente? Allora, ragazzi, quello che vi voglio chiedere e che io non riesco a capire onestamente, che qui la situazione è peggiorata sotto questo punto di vista, ma per voi non sembra non essere un problema. Era un problema solo quando c'era MV3. Qui a me onestamente piace di meno perché l'ambientazione, vabbè, non è a me gradita perché preferisco stare in un ambiente più contemporaneo. Quindi sotto questo punto di vista è anche una cosa che non mi piace di Black Ops. Poi ci stanno tutte queste mille cavolate, comprensivo di Mirino Wallach o Mirino che ti segnala quando c'è il nemico. Boh, la vedo proprio una cosa brutta questa che ci sia, ma nessuno ne parla e tutti quanti sono felici di questa cosa. Onestamente io, come ormai è mia abitudine, vado controcorrente, ma no dicendo che questo qua, questo gioco è completamente uno schifo. È, diciamo, un bel gioco, ma con dei problemi. Che io qui metto in risalto perché sono ampliati, perché sì, in MV3 c'erano tanti problemi di tante ricompense stupide o cose stupide, ma qui si è quasi caduto nel ridicolo perché ho visto certe accoppiate prima che, vabbè, non le dico perché sennò poi me le vedo più spesso contro e poi rosico soltanto di più, che veramente è una cosa obbrobriosa. Quindi ci stanno questi punti che veramente secondo me vanno ad influire sul gioco, che già in MV3 influivano, qui è soltanto peggio. E poi ci sono tante altre piccole cose di cui parlare, ragazzi, però il video sta terminando, quindi non mi vorrei dilungare di più perché magari le tratteremo in un altro video, pregi e difetti di questo gioco. Per adesso io vi ho dato una mia prima impressione, sicuramente ne arriveranno altri e spero che almeno qualcuno sia d'accordo con me perché, boh, io in un certo senso preferivo MV3, ma per giocare amicizia sono disposto anche a giocare qui. Comunque, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Spero che non mi odierete per quello che ho detto, perché io dico sempre quello che penso, e questo è quello che penso di Black Ops. Un bel gioco, ma un MV3 sotto certi punti migliorato e sotto altri peggiorato. Con questo, vi saluto. E vi rimando a un prossimo video che sicuramente andremo a trattare altri piccoli aspetti, altre piccole sfaccettature di questo gioco che mi piacciono o che mi piacciono meno. Quindi ragazzi, un saluto da Snachino e ad un prossimo video. Ciao!